Conoscere tutto dei propri prodotti per farlo conoscere al consumatore. Qualità e trasparenza alla base della filosofia Ferrero di Alba ispirano oggi l'EduPark, il viaggio fra le materie prime, nocciole, cacao, zucchero, latte, olio di palma, che la storica azienda mostra aprendo le porte dello stabilimento cuneese a conclusione dei festeggiamenti per il 70° anniversario. E così in un percorso che racconta la selezione, la trasformazione e la produzione di ciascun ingrediente, si parte dalle nocciole acquistate intere e lavorate nei singoli stabilimenti per arrivare alle fave acquistate crude, essiccate nei luoghi di origine e trasformate ad Alba, fino al cacao passando attraverso il latte proveniente da selezionati fornitori, lo zucchero e l'olio di palma che la Ferrero impiega dopo averne tracciato l'intera filiera di provenienza. Vogliamo essere trasparenti, vogliamo comunicare a tutti, consumatori e poi anche ai media, qual è la qualità che mettiamo nelle cose, il rispetto che abbiamo nei loro confronti, e quindi questo è il metodo migliore per comunicarlo. E quindi che cosa offrite in questa visita? In questa visita mostriamo la selezione delle materie prime, mostriamo i processi industriali che facciamo, mostriamo i controlli che realizziamo, la qualità, il rispetto del consumatore. 70 anni di grande storia, ora la Ferrero dove sta andando? Sta andando verso la crescita, un grande gruppo, una grande crescita. Anche in Italia siamo in crescita, siamo molto soddisfatti e andremo ancora avanti. In questi mesi c'è una grande polemica sull'olio di palma che invece la Ferrero difende. Perché? Perché l'olio di palma, se mi permette, è un po' una bufala, una cosa che è stata creata per fare un po' di paura ai consumatori. L'essenziale è la qualità della selezione delle materie prime. Noi siamo certi, attraverso le nostre attenzioni che poniamo su questo, che i nostri prodotti sono assolutamente qualitativamente corretti. Ecco perché, nonostante le polemiche, la Ferrero lo continua ad impiegare, considerandolo un olio di eccellente qualità e sicurezza. La Ferrero non solo continua ad utilizzarlo, ma è orgogliosa di utilizzarlo, perché è un olio sano, un olio sicuro, un olio sostenibile. Noi conosciamo tutto dell'olio di palma, del nostro olio di palma, dalla piantagione al mulino, alla raffinazione, al nostro stabilimento, al prodotto finito, alla Nutella. Quindi si può dire che l'olio di palma è sicuro? Il nostro olio di palma è sicuro, come tutti gli oli vegetali di qualità. Se trattato in modo corretto è sicuro. Se dovesse cambiare l'ingrediente dell'olio di palma, cambierebbe anche la Nutella? Non sarebbe più la stessa. Avremo una Nutella meno buona, con un prodotto meno sostenibile, meno sicuro e anche più caro.